Da Milano per Inter Catania, Bruno Gentili. L'Inter riparte dal primo posto perduto a Cagliari e dall'infortunio di Crespo riparte dal Catania che non affronta San Siro in campionato da 22 anni, 6-0 per i nerazzurri l'ultima volta con 4 gol di Altobelli. Ad Adriano invece ne basterebbe uno soltanto per rompere un digiuno di 6 mesi, 3.000 circa i tifosi del Catania e il loro sostegno è molto acceso, 45.000 gli spettatori, l'arbitro Mazzolani di Bergamo in pomeriggio non proprio caldo. Le formazioni il Catania con Pantanelli, poi in difesa Silvestri, Minelli, Sottile, Vargas, quindi a centrocampo Caserta, Edusei e Baiocco, in attacco Colucci, Spinesi e Mascara. L'Inter risponde con Giulio Cesare, Zenetti, Cordova, Samuel, Maxwell, quindi Figo, Dacur, Stankovic, Solari, Ibrahimovic e Adriano. La grande novità è l'esordio al primo minuto del brasiliano Maxwell. In panchina nell'Inter un 17enne di grandi qualità, almeno a sentire Roberto Mancini, Ibrahim Marufi, passaporto belga, cresciuto però nell'Eindhoven, strappato dall'Inter al Chelsea. Lì nello studio 0-0 anche a Milano tra Inter e Catania quando siamo giunti al 15esimo, ma Catania è abbastanza temibile quando ruba palle e riparte con l'Inter un po' sbilanciata. Il Catania è molto bravo soprattutto a giocare il pallone di prima in velocità, pochi tocchi per portarsi nella metà campo nerazzurra, gol improvviso adesso del Catania, un pallonetto beffardo di Mascara al 16esimo, il Catania si porta in vantaggio, gol incredibile davvero da circa 40 metri, ha lasciato partire un tiro strano, carico d'effetto Giuseppe Mascara, quasi all'altezza pensate della linea del fallo laterale di sinistra, pallone che si è impennato, si è girato improvvisamente e Giulio Cesare è rimasto sorpreso da questo pallonetto scagliato da distanza considerevole, pallone che improvvisamente si è impennato e si è infilato sotto l'incrocio dei pali alla sinistra di Giulio Cesare con Mascara, dunque il Catania, strano davvero ma molto bello il gol, soprattutto l'esecuzione, il Catania si è portato in vantaggio alla 16esimo, linea Palermo. 20esimo anche a Milano, come detto con il Catania in vantaggio per 1-0 sull'Inter, il gol di Giuseppe Mascara al 15esimo minuto, un gol davvero particolare, unico soprattutto quello del Catania, un gol che raramente si vede a 5 metri come abbiamo già detto dal fallo laterale di sinistra da circa 35 metri, quindi distanza considerevole, Mascara dopo un fallo laterale ha colpito il pallone alzandolo a campanile, Giulio Cesar probabilmente disturbato dal sole si è fatto superare abbastanza ingenuamente dalla traiettoria, pallone che si è infilato alla sinistra del portiere brasiliano sotto il 7, sotto l'incrocio dei pali, entra un po' confusionaria, Adriano appare stonato, sempre in ritardo sul pallone, Roberto Mancini più volte lo ha richiamato così ad una maggiore concentrazione. Amoruso che si incune al limite dell'area di rigore ma viene fermato in precedenza, l'arbitro aveva visto un fallo di Leone, si riparte con Stankovic, Dejan Stankovic, colpo di testa vincente a schiacciare su una pennellata di Luis Figo, l'Inter pareggia dopo un momento molto difficile al 28esimo, a te la linea Cucchi. 0-0 a Reggio Calabria e dunque torniamo a Milano. Sì, vi abbiamo detto il pareggio di Dejan Stankovic di testa, colpo di testa impeccabile, pallone schiacciato in rete in modo assolutamente imparabile al 28esimo, bellissimo il cross di Luis Figo, 1-1 ma partita in salita per l'Inter nonostante il pareggio, un Inter che non riesce a fare reparto, molto slabbrata, slegata, evanescente soprattutto in avanti, un Catania invece che gioca questo pomeriggio con una certa disinvoltura. In vantaggio anche l'Atalanta, scusa. D'accordo, vi stiamo dicendo di questo Catania che gioca con piglio, anche con una certa aggressività, ovviamente adesso il pareggio di Dejan Stankovic ha ridato forza e coraggio alla formazione nerazzurra, Adriano però non riesce ancora a ritrovare se stesso, procede così a corrente alternata, perde ingenuamente diversi palloni, molto più dinamico, molto più attivo Ibrahimovic, anche se poco concreto, ma è sempre il Catania che spinge a sinistra con Caserta, va via Cordova, il cross al centro, il colpo destra di Minelli, si scontra addirittura con un compagno di squadra, buono portiere per Catania, grande confusione in area interista, la conclusione di Edusei ribattuta da Dacur, riparte l'Inter con Adriano, Adriano contro due avversari, cerca di superarli in dribbling, l'ultimo riesce a bloccarlo ma ancora Adriano, caparbio riconquista il pallone, seguiamo soltanto questa fase, vediamo Figo quasi in area di rigore pronto al cross, cerca di evitare il contatto con l'avversario, perde troppo tempo, 1-1, linea Palermo.
1-1 a Milano tra Inter e Catania, i gol al 15° Mascara, il pareggio dell'Inter al 28° con Stankovic, un Inter assolutamente fuori fase, tanto cuore ma ha davvero poca lucidità, mentre nel frattempo sta entrando sul terreno di gioco Maicon, è uscito dunque Maxwell, a sinistra adesso agisce il capitano Zanetti. Un Catania invece spigliato, con tanta personalità, la sosta probabilmente ha arrugginito i nerazzurri, anche se a Cagliari non è che l'Inter avesse giocato molto meglio, manca l'uomo d'ordine, centrocampo sicuramente troppo atletico, troppo fisico, e poi il contributo di Adriano continua ad essere sempre altalenante, sempre discontinuo. Tra poco il calcio d'inizio della ripresa, 1-1 in Palermo. È entrato Corona nel Catania all'11° sul punteggio di 1-1, è uscito Spinesi, si sta scaldando nell'Inter a bordo campo, adesso l'argentino Julio Cruz fa il suo ingresso sul terreno di gioco al posto di Adriano, dunque ancora un pomeriggio da dimenticare per Adriano, che a questo punto sta diventando davvero un caso, un cannoniere come lui che non segna da 200 giorni, esce qualche timido applauso, molti fischi purtroppo per lui, 1-1 in Palermo. Del primo gol. Calcio di rigore per l'Inter, netta la spinta di Minelli su Cruz che si apprestava a colpire di testa su un calibratissimo calcio di punizione di Luis Figo, Minelli alle spalle di Cruz è carambolato proprio sul giocatore, Cruz è finito a terra, Mazzoleni direttore di gara, che adesso ha estratto un cartellino giallo all'indirizzo di un giocatore del Catania, non ha avuto dubbi, era circa 10 metri dal punto di contatto, ha indicato immediatamente il dischetto del rigore, dunque calcio di rigore per l'Inter, interverremo Francesco al momento della battuta. 1-1 tra Empoli e Fiorentina, andiamo a Milano. Grazie, ancora si discute, però contestatissimo anche questo calcio di rigore assegnato alla formazione nerazzurra, a noi è sembrata abbastanza netta la spinta di Minelli alle spalle di Cruz, comunque proprio Julio Ricardo Cruz, vale a dire l'uomo che ha preso il posto di Adriano al 15° è il giocatore che si appresta ad eseguire, a battere il calcio di rigore. In porta Pantanelli, Armando Pantanelli, portiere espertissimo, 34 anni, capitano della formazione catanese, lunga la rincorsa di Julio Ricardo Cruz, siamo al 24°, il punteggio è sull'1-1, parte Julio Ricardo Cruz con il destro, la parata di Pantanelli, ha respinto con i pugni Pantanelli, un po' indolente l'esecuzione di Cruz, tiro abbastanza, esecuzione abbastanza telefonata, tiro lento, grande prodezza comunque di Pantanelli, ha respinto con i pugni, sempre 1-1. Sempre 1-1 al 24°, calcio d'angolo per l'Inter che adesso sta stringendo d'assedio l'area siciliana, il calcio d'angolo viene battuto da Figo alla destra di Pantanelli, portiere del Catania che ha sventato poco fa il calcio di rigore, battuto molto male dobbiamo dire dall'argentino Julio Ricardo Cruz, Roberto Mancini le ha provate tutte, Cruz al posto di Adriano dal 15°, Stankovic a destra, Figo dietro le punte, Zanetti a sinistra, Maicon sul lato opposto, ma nemmeno su calcio di rigore l'Inter è riuscita a raddoppiare l'errore di Cruz, la respinta di Pantanelli, il calcio d'angolo adesso battuto, Pantanelli con i pugni, Stankovic, conclusione, gol, l'Inter in vantaggio, gran gol, ancora lui, Dejan Stankovic al 25° dalla distanza, dai 18 metri, tiro di controbalzo, tiro angolato e l'Inter si porta in vantaggio, salta in piedi il patron dell'Inter Moratti, 2-1 per l'Inter sul Catania, Inter 2 Catania 1, doppietta di Stankovic, Inter che ha interpretato questo secondo tempo con maggiore determinazione, con maggior piglio, adesso un calcio d'angolo, ancora l'ennesimo per la squadra allenata da Roberto Mancini, in area di rigore Cruz, Ibrahimovic, anche Maicon, Samuel cerca di toccare Cruz, pallone che esce, raccoglie Stankovic, mette il pallone in mezzo, pallone molto teso, la respinta perfetta di Colucci, poi non riesce il disimpegno difensivo a Baiocco, Catania adesso in difficoltà, ancora il cross sulla destra, l'intervento poi di Vargas che manda il pallone in fallo laterale, battibecco dopo il gol di Stankovic al 30°, tra Ibrahimovic e Sottil sono volate parole grosse, i due hanno continuato a beccarsi per diversi minuti, si sono insultati proprio viso contro viso, tant'è che Mancini a un certo punto ha spostato proprio la posizione di Ibrahimovic allontanandolo dal giocatore del Catania e l'Inter vince l'incontro, batte il Catania per 2-1, ricordiamo doppietta di Stankovic per il Catania, Mascara, linea Palermo e andiamo a Milano per Inter Catania con Bruno Gentili.
Sì, Inter batte Catania 2-1, le reti di Stankovic nel primo e nel secondo tempo, doppietta per lui, per il Catania Mascara nel quindicesimo del primo tempo. L'Inter riconquista così il primo posto in classifica, ma lo fa, dobbiamo dire, a denti stretti, grazie a due conclusioni appunto vincenti di Dejan Stankovic. Inter che è riuscita a fallire anche un calcio di rigore con Cruz al 69esimo, rigore sventato con bravura da Pantanelli. Catania che esce indubbiamente a testa alta da San Siro. Ottimo davvero il primo tempo dei siciliani. Inter che non riesce proprio a ritrovare il migliore Adriano e che fatica sempre sul piano del gioco. Qualche incidente a fine partita nella curva che ospita i tifosi del Catania, sono intervenute le forze dell'ordine, ma la situazione è sotto controllo. Linea allo studio.